dai. Me l'avete tolta. L'avevo presa come attaccapanni e poi me l'avete tolta. Perché non mi passa? Avete una storia d'amore? Non lo so, amore, mi stai incastrando. Tutto a posto? Tutto a posto a Ferragosto. Mamma mia, questo musso. Mamma mia, ragazzi. Run your fingers through my hair. 8. Touch me. Slowly. Slowly. 7. Hold it. Let's go straight to number 1. E allora, bentrovati, bentrovati amici da casa e bentrovati a voi ragazzi. Ciao! Ciao! Come state? Classica domanda di routine. Bene, bene, male, così, così. Michael è sempre lo stesso, cioè? Sta sempre male. Allora ragazzi, oggi ho un bel po' di cose da dirvi. Ma prima, ci tengo molto a chiarire... No, serietà ragazzi, un attimo di serietà perché ci tengo molto a chiarire una cosa. Questa mattina abbiamo assistito all'ennesima discussione di cui dopo voglio parlare con le dirette interessate, ovvero Lucia ed Emi. Ma prima di darvi la parola, ragazzi, scusatemi, ci tengo davvero a dirvi una cosa. Io sono indignata per il vostro linguaggio, e mi sto riferendo a tutti senza fare distinzione. Non è possibile andare avanti così, ragazzi. Il vostro linguaggio quando discutete è inaccettabile. Quindi vi chiedo di darvi un attimo una regolata, perché vi ricordo che siamo sempre in un programma televisivo dove abbiamo bambini che ci seguono, le nostre famiglie, le nostre mamme, i nostri papà. Quindi cerchiamo di regolarci un attimo, insomma, di rinquadrare la situazione. Va bene? Sarà fatto. Ok. Scusaci. Detto questo, ragazzi, vi va di raccontarci un pochino che cosa è successo, Lucia, Emi? Parola a lei. La parola a Lucia. Lucia, dai, comincia tu. Nulla, non è successo. Allora, prima di tutto, scusa per la voce, senza voce. Mi scuso io personalmente perché ho mancato di rispetto prima a me stessa per il linguaggio che ho avuto questa mattina, perché proprio non ho capito più nulla. Abbiamo visto. Sono andata d'istinto come gli animali, che gli animali poi non hanno più intelligenza, vanno d'istinto. Chiedo scusa a me stessa, alla produzione, alle persone a casa, perché da donna, dato che mi reputo donna di una, con gran dignità, ho sbagliato dall'A alla Z questa mattina con il mio linguaggio. Non mi sono controllata, chiedo scusa. Questa reazione è dovuta al fatto che odio maledettamente che quando succede qualcosa non viene mai una persona, la diretta, cioè la persona interessata, ma viene sempre un mandante, cioè un passaparola, capisci? E ho avvertito che questa mattina è stato un accentuare una provocazione, dato che io già ieri sera ero nervosa, ho avvertito quella cosa che mi stavano provocando, dovevo trovare il pelo per farmi scoppiare, mi è partito l'embolo. Quindi, dato che con la signorina io non ho mai avuto discussioni, la rispetto umanamente, non la rispetto come donna, e lei lo sa questo, però sono andata su di giri, perché da una che mi viene a dire che io non lavoro mai, non è che lei faccia chissà che cosa. Ma io il succo della discussione è che io non ho lavorato, questa io cosa. Per i fatti miei mi arriva Salvatore. Perché a me non mi interessa quello che tu non fai. Non mi scavalcare, sei diventato male. Non mi scavalcare, finisco di parlare prego. E poi parli tu. Ok. Mi è venuto Salvatore e mi ha detto: guarda che tu devi andare ad aiutare Emi perché Emi è sola. Ieri, questo non toglieva che io non andavo a lavorare stamattina, stavo andando. È stato il modo in cui è stato detto. Quando io non sono presente con gli animali, non sto in giro a fare l'occhetta a Giuliva, sono in cucina a lavare anche 100 piatti e non lo dico a nessuno, o a lavare i bagni e non lo dico a nessuno, ok?
o anche dagli animali e comincio da sola e non chiedo l'aiuto di nessuno. Okay, quindi a te fondamentalmente ha dato fastidio che sia venuta un'altra persona, sì, e non la diretta. Tu puoi venire, mi aiuti, io sarei corsa, perché io rispetto per le persone, però vedo che qui dentro rispetto non ce n'è, allora io automaticamente reagisco di conseguenza. Posso dire la mia? Certo, devi. Allora, io mi sono svegliata stamattina, come tutte le mattine, sono andata a prendere il caffè. Ho preso il caffè, ho visto Lucia che era seduta al tavolo, stava facendo la colazione. Come ogni volta che finisco, vado a dar da mangiare agli animali, perché è giusto che sia così, perché è anche loro che devono mangiare. Sono andata da sola, lei sapeva, tu sapevi che io ero andata via. Rosario in quel momento non c'era. Io non ho detto, non ho pianto a nessuno. Giustamente Salvatore, perché è un gentiluomo, mi ha visto da sola che stavo pulendo e stavo dando da mangiare e mi ha chiesto dove sono i miei compagni. E io le ho detto che tu eri in ristorante e Rosario non c'era. Bene. Tutto qua, potevi, ma non ho detto. Da me a dire, Lu, guarda che ho cominciato. Ma io non, a me non mi interessa quello perché che tu fai. Hai scatenato, sono Salvatore, le Massimo. Tue cose. Cioè, io non, è una cavolata. Io ti ho sempre evitata perché tu sei sempre a attaccare, capisci? Io non ti rispetto come donna che tu ma mi non hai. Ma non me ne frega niente del tuo pensiero, perso, sai? Non perso me ne frega proprio niente il del concetto, tuo pensiero. Perché tu per hai me perso non, il concetto sei invisibile, gioco, sai, Lucia. Gioco tra virgolette. Darsi una mano a vicenda, non tu hai me perso. Ne frega niente del tuo vai pensiero. Vai per antipatia, simpatia. Cioè, qua non è che siamo a cercare, io non mi sono venuta a cercare l'amico. Io ti evito, Lucia, perché tu sei una persona che istighi in continuazione. Io istigo, e non io sono non ti calcolo l'unica. Proprio, quindi che devo non stia... puoi dopo ma armi... una persona inerme, cosa devo istigare? Tu sei inerme per me, tu sei senza armi, cosa devo istigarti? Io posso andare con una alla mia pari, ma non con una come te che sei in difesa. Allora perché sei venuta da me? Ma chi ti ha chiesto? Ma perché mi parli? Ma perché mi mandi col paese? Tutto qua. Salvatore, visto che ma perché mi dici le parolacce? Ti ho mai detto le parolacce? Ragazzi, scusate un attimo. Cioè, ti ho mai detto qualcosa di brutto? Mi sono mai permessa, non mi permetto perché non ti conosco. Perciò tu non puoi dirmi. Io chiedo scusa. Perché non mi conosci e non sai chi sono. Allora come fai? Allora è invisibile, cioè. Ma sai, ragazzi, sono però pazzi. Per favore. Allora, Valium e gocce rilassanti io non ne prendo mai nella mia vita, non ho mai prese. Cioè dal dottore ho detto Lucia, non mi dottore, interessa la tua persona. Ma c'è un problema, ma io sono pazza. Sai che il dottore mi si messa a ridere? Tu forse sei troppo normale. Ok? Bravo. Forse ho una forza della natura inspiegabile. Non mi interessa, okay, Lucia, la tu tua il mio vita, vissuto, le tue cose. Il mio vissuto non lo sai. Io voglio che io tu mi eviti, vissuto, io perché sono una persona che mi instiga in continuazione. Va bene, ragazzi, io per far capire il pubblico che ci guarda a casa. Lei sta dicendo che gli ha dato fastidio, poi lascia stare la sua reazione che ha chiesto scusa. Ho chiesto lei scusa, sta dicendo, scusami, lei sta dicendo che no, aspetta. Sono... Poi se tu le accetti le sue scuse, se no, quello è un altro paio di Mario. Scusa. Aspetta. Adesso te l'ha chiesto ufficialmente. Ma non ha chiesto scusa, ma ha detto che io allora, sono chiesto scusa. Ha chiesto scusa a lei? Ti ha chiesto scusa. A prescindere che tu Emi le puoi accettare o no, lei ti ha chiesto scusa prima a se stessa e poi a lei. Quello che ti sta dicendo che a lei dà fastidio, come per altre, in altre sue situazioni, che le cose a lei gliele vanno a dire non dirette ma con un passaparola. E mi sta dicendo invece che non gli interessa. Quello che noi, quello che il pubblico vuole sapere, scusami, chiudo, quello che il pubblico vuole sapere da casa per far capire il gioco. Tu hai chiesto a qualcuno e ti sei lamentata che in quel momento lei non c'era? No. Ecco, no, infatti, da come ho potuto capire. Che lui è il leader che è passato, ha trovato me, lei stava dentro, mi ha detto Massimo, dice a Lucia, perché ti spiego, Lucia vabbè, con me abbiamo un rapporto di amicizia da 4 anni, forse sono l'unico che riesco ad A lei chi gliel'è andato a dire? Io, prima lui, cioè prima lui a me è stato un giro di. Però in effetti Emi non si è lamentata di nulla. No, ma io sto anche bene. È stata iniziativa di Salvatore. È stata iniziativa di Salvatore, non è stata Emi che si è lamentata dicendo. Io non ho mai detto Lucia, non lei, perché è una che sta solo a prendere. Dove sta se non sta lavorando? Perché qua dobbiamo lavorare tutti quanti. Però il problema è che la discussione si è accesa fra loro due quando in effetti Emi non ha detto Lucia. Infatti le sto chiedendo scusa. La scintilla è scattata proprio perché mi sono vista due persone che non erano interessate. Io non mi sarei mai permessa di dirti quello che tutto secondo quello che me tu mi hai detto. È che tu non dovresti prendertela con lei, ma dovevi prendere con chi tu gli devi dire fatti gli affari tuoi, anche se dopo lui è il capo. Tuoi. Aspetta, fatti gli affari tuoi perché lei lo può dire. Però comunque lui è un leader e il leader può dire a tutti guarda che per mandare avanti
una fattoria, o meglio ancora, una fazenda nel miglior dei modi, bisogna aiutarsi e lavorare. Lui lo può fare. Altre persone, secondo me, perché no? Massimo, tu lo puoi dire, ma lei ti può non ascoltare. È perché qui siamo tutti una squadra. Ok, ma lei se vuole ha un suo capo. Ma lei ha un suo capo? Certo, ma non viene ad attaccare. Ok, chi l'ha scelta? Sopra. Ok, avete fatto bene, avete fatto male. Come può sbagliare? Il capo non può sbagliare, fino a qui siamo. Però abbiamo iniziato chi è che glielo deve dire? Secondo me, vai via. Se stessa, tu glielo puoi consigliare. Tu glielo puoi consigliare perché è giusto, è una squadra. Lei invece l'ha intrapreso come: oh, non stai facendo nulla. Questo gli stai dicendo. Però nessuno della squadra opposta può andarglielo a riferire, perché come gioco, perché comunque l'unico leader ad oggi della squadra opposta è il nostro amico. Ragazzi, non prolunghiamoci troppo in questo discorso. Comunque abbiamo capito. Comunque io le sue scuse non le accetto. Voglio che mi eviti, voglio che non mi instighi più e non voglio che mi guardi più in faccia. Va bene. Una persona che mi mette solo nervoso e agitazione. E io sto bene con i miei animali. Non mi servi nella squadra. Cioè, ce la faccio da sola. Bene. Va bene. Ok. Allora facciamo che è chiuso questo capitolo e non ritorniamoci più su. Oltre a questo, ragazzi, volevo dirvi una cosa, ovvero la produzione ha deciso, cambiamo argomento, che da oggi in poi i leader non saranno più due, ma ne sarà soltanto uno, a gestire tutto il gruppo. A scegliere il nuovo leader sarai tu, fazendero. Quindi praticamente non ci saranno più due leader? Non ci saranno più due leader, ci sarà soltanto un leader che tu sceglierai, che sia della squadra dello scoiattolo o della squadra dell'aquila, non fa differenza. Nel senso che questa cosa nell'aria c'era e io gli ho detto che sicuramente era migliore, io ho detto a produzione che era migliore fare diventare un leader. Però nel senso, da quello che sapevo avevo dei giorni per capire. No, la decisione devo scegliere subito, adesso. Sì. Anzi, a proposito, i leader, dateci i bracciali, perché il nuovo leader dovrei consegnargli entrambi. Uno. Tienili tu. Questo significa che il loro compito non è stato arduo e non hanno eseguito bene i loro compiti. Loro sono stati impeccabili come sempre. Grazie. Ed è la verità. No. Soprattutto il nostro. È la verità. Guarda, io puoi pensarci un attimino? Guarda, d'impatto ti vado e ti dico il perché. Perché io sono arrivato qui da 3 giorni e fin da subito ho notato che in realtà qui non c'è chi è VIP, chi non è VIP, perché poi la parola VIP, very important people, in realtà la parola VIP, ognuno di noi è importante. Nessuno, certo. Tutti siamo importanti, nessuno è indispensabile, quindi siamo tutti uguali, secondo me. Il primo giorno c'è stato un po' di forse, diciamo, sono rimasti increduli alcune persone perché pensavano che il personaggio di altri format, di altri reali, fosse uno qui a comandare. A me mi ha chiamato la produzione e la ringrazio di nuovo, quella di Antonio Sepe, poiché ha creduto nella mia persona, penso, e questo me l'ha riferito nei giorni precedenti prima di chiamare a fare questo compito qui. Penso che io non sono fondamentale a far nulla, sono solo un riporta comande, datemi da qui, dal mio capo, ossia Rocco. Quello che ho notato con piacere è che i miei compiti l'ho dati subito e fin da subito l'azienda, non che prima non c'era, c'è stata una pulizia totale, e infatti io mi congratulo con loro, perché totale sia dal punto di vista di igiene del ristorante, di igiene dei loro alloggi, e quindi la mia congratulazione va a loro. Grazie. Perché l'azienda è questa, ci sono molte rivalità, ma come dico io sempre, alla fine ne uscirà un bel gruppo, che non sarà composto da 12 persone baratrici, ma che sarà composto da un numero esatto,
ossia da 8-9 persone insieme. Quindi il gruppo, come sappiamo, sarà molto ridotto. Certo. Secondo me questo qui, vado contro quello che io penso personalmente, ma secondo me c'è un leader che secondo me potrà portare avanti un gruppo, sia quello dei rivali, sia il gruppo opposto alla squadra del colore di della sua appartenenza. Parte, sì. E secondo me, anche se io non vado d'accordo assolutamente con il suo pensiero, questa persona è Massimo Scatterella. Bravo. Abbiamo abbassato l'ascia di guerra. No. Ma guarda che sei tremendo, eh. No, ora dico la mia. Sei tremendo. Avete dei polsini più grandi? È un complimento per lui, ovviamente. Però lei fai fino alla fine la cosa, no? Se vuoi le lascio anche le scarpe. No, quello no, me le lascio da solo. Quindi adesso sta più stanza così? No, sì. Ah, non lo so. Non so. Da solo. Vai. Naturalmente, essendo leader, rispetto alla sua. Questi sono quei lacci i famosi delle scarpe dell'elefante, vai. Vabbè, io ritornerà ringrazio... in stanza con voi, negli alloggi con voi. Scusate, vabbè, scusate. No, emozionato. No, perché dati da lui non me l'aspettavo. Aspettila. Dato da lui non me l'aspettavo. Devo ribadire il discorso che è arrivato lui. Ha avuto un momento mio personale nei suoi confronti che rimane là. E l'abbiamo visto. Muove. Però ha dato una scossa a tutti, mi ha dato un input più all'imperiamo di lui, perché lui non mi deve dire, cioè se mi dice una cosa devo fare di più di quello che dice. Perché è una sfida con me stesso. Perché io sono una persona che mia madre ha detto, mi raccomando, però forse ho sapere che arrivava lui. Conta fino a 5. Perché io sono uno che non conta fino a 5, arrivo a 2 e già scatti. Ok. Ha dato una scossa, ci ha dato stimoli in più e ha dato delle regole che qui purtroppo in questo momento non è che mancavano. Venivamo da 2 settimane stanchi, abbiamo fatto tanto. Ringrazio tutti perché abbiamo dato i secondi in 2 settimane che abbiamo fatto noi, nessuno se l'aspettava di quello che abbiamo fatto. Oggi devo congratulare i ragazzi, in 4 minuti abbiamo messo 6 lama e 2 assi dentro. Ah, però... 4 minuti. Questo vuol dire che per quanto riguarda il discorso animali, con tanta modestia posso dire che ci sappiamo fare. Ora il ristorante sarà una cosa in più per noi, perché ovviamente non siamo del mese. Io ti ringrazio, Fazendiero, e niente. E ringrazio tutti. A proposito di quello che è successo appunto quando il nostro fazendiero è arrivato, ovvero che tu, preso un attimo dal tuo istinto, ti sei insomma allontanato dal gruppo mentre si stava parlando, e Giorgio tolse alla vostra squadra 100 punti. Siccome che però abbiamo fatto una lunga chiacchiera, è vero Giorgio? Sì. Mi ha raccontato un pochino, è rimasto molto soddisfatto di voi. Io in un tempo molto ristretto gli ho dato... obbligo, non perché io mi ero svegliato e gli ho imposto delle regole mie personali, ma perché datemi dal mio mentore Rocco, mi ha impartito delle lezioni su che cosa significa gestire un ristorante e il personale sia del ristorante sia della fazenda, quindi della trattoria. Ci sono in primis, vorrei che le persone a casa capissero che mantenere un'attività culinaria, un'attività comunque come questa fattoria, questa fazenda così grande, ci sono delle norme da mantenere, sia di sicurezza, sia di igiene, sia a livello proprio del posto che a livello del personale. Loro neanche in 12 ore, questo allucinante perché io ero già disposto a togliergli altri punti, hanno... Grazie ai precedenti leader, proprio perché io sono molto... Sì. Questo non significa togliere questo nuovo comando, queste nuove comande, questo nuovo leader non significa togliere. È solamente un'idea che io ho dato alla produzione, poiché una persona, troppi galli in un pollaio non vanno bene. L'avete fatto perfettamente. C'è una persona che adesso sarà responsabile, ma voi comunque in 12 ore avete
ripulito totalmente le vostre, i vostri alloggi, un ristorante con i fiori all'occhiello e il cibo molto idoneo secondo me per un'attività di ristorazione. E quindi per questo motivo restituiamo loro i 100 punti. Restituiamo i 100 punti. Va bene, queste erano un pochino le comunicazioni che avevamo per i nostri ragazzi. Preparatevi per domani. Domani avrete un'altra prova ad eliminazione, quindi domani avremo il terzo concorrente che ufficialmente dovrà abbandonare la fazenda. E la prova sarà molto difficile, ragazzi. Davvero molto difficile. Secondo me più che difficile è... Noi l'abbiamo studiato per un motivo. La fazenda ti mette di fronte a te stesso. A te stesso. E stamattina con l'animale che avete dovuto curare, avete fatto vedere a me, alle foto che io ho mandato alle persone a casa e appunto attraverso i cameraman che attestano questo fatto, avete provato, avete attestato una prova di grande coraggio, perché coraggio non è prendere un animale e buttarlo per terra, tutti siamo capaci, prendi un fucile e lo uccidi, il problema è un altro, prenderlo con delle maniere tali da fargli capire che davanti non è una persona che gli vuole far del male, ma curarlo, e questo è il difficile. Idem domani sarà una prova che metterà invece questo, metterà voi stessi alla prova di non avere paura di qualcosa che davanti avrete. Ok, e fermiamoci qui, non aggiungiamo altro. Ragazzi, ciao. 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 E la serenità del gruppo è fondamentale, è fondamentale. Magari l'ha fatto con uno, che poi l'ha fatto con l'altro, che poi l'ha fatto con l'altro, si parlano tutti insieme e tutti prendono una decisione. Posso dire una cosa? Ci sono molti altri che inciucciano di più nel vostro gruppo. Ma vengono puntata dedicata all'amore che a noi ci piace tanto. Susi, wow. Che cosa è successo stamattina? Susi, raccontaci. Niente, mentre facevo i biscotti qualcuno ha urlato: Susi, esci. Ho alzato gli occhi al cielo e c'era un messaggio da parte del mio fidanzato con scritto: allora, amore mi, perché essendo napoletano io lo chiamo amore mi, quindi è molto pieno. Amore mi, fai parte di me,
21/09/2015, che è la data del nostro matrimonio. Del vostro matrimonio. Un uomo romantico. Allora, mi ha spiazzato perché non è una persona che ostenta la romanticità, è molto riservato. Quindi credo che sia arrivato, sono emozionatissima. Lo vedo! Sia arrivato a fare un gesto del genere perché mi ha sentito veramente l'esigenza o perché veramente gli manco tanto. Che carino, che romantico, quanto bravo, ci piace! Bravo! Devo dire che tutte le ragazze, tutti gli occhioni lucidi. Tutte a piangere, non avevo dubbi. Quanto siamo romantiche, noi troppo, donne. È vero. Bravo! Però. Allora io chiedo a Simone di fare qualcosa. va bene, invece a parte questo episodio di Susy molto carino che ci ha fatto tanto commuovere tutte, so che un certo Salvatore, non so, ho visto delle tenerezze con Monica, boh, ho visto male, forse? No, effettivamente magari no. No? Forse no. Ci volete dire qualcosa o non ci volete dire nulla? Il silenzio non basta. No, ti dispiace. No. Sta nascendo un feeling, un'amicizia, stiamo coltivando qua. Beh, un'amicizia molto tenera, direi. Certo, sì. Bene. Però, con calma, dai. Non c'è fretta. Non c'è fretta. Vi state conoscendo, diciamo così, è la classica frase con cui... vabbè, esiste anche fuori. Ce ne usciamo, ci stiamo conoscendo, no, sì. Certo. Va bene, ci ok. Ci vuole anche un po' di tempo per conoscersi, Quindi, certo. Piano, mancano 10 giorni per la Ligure. Però... dice Marco. Quagliamo un attimo. Quagliamo un attimo. Solo quello si pensa. Però sono molto carini insieme. Sì, sono tenerissime, sì. È vero. È vero, sono d'accordo, lo penso anch'io, è vero. Grazie. Baci stellati. Baci stellati. Vabbè, rimanendo in tema quindi di bacini, bacetti e coccole varie, non so. Se Antonio ed Emi vogliono dirci qualcosa, vi abbiamo visto anche voi molto uniti. Sì, però penso prima di dare la parola a Emi. Emi? Beh, non so cosa dire, mi trovo in un momento molto difficile. È vero, io con Antonio ho legato molto e c'è stato qualcosa in più della vera amicizia, nel senso qualche abbraccio in più. Non, in questo momento non ci sono parole per potermi spiegare nemmeno a me stessa, perciò ci sto pensando tantissimo a tutto quello che sento, a tutto quello che... Certo, perché abbiamo visto che comunque è nato un legame abbastanza forte tra di voi. Sì. Vi unisce qualcosa, insomma, possiamo dire così. Va bene, a questo proposito credo che possiamo guardare insieme qualche immagine. C'è nell'altro letto, sei bravo. Dormiva comunque. Il era stretto. Così dorme lui. Lei neanche se ne raccorda. Lui sta cadendo. Adesso io vedo solo lui. Stanno parlando qui, però si vede. Non lo so. Ma come dormo brutto. Oh, è vero, ma siete voi due. Guarda la magna riso, ragazzi. Mali sembra quasi morta, guarda. Balsamata. Eccoci. Ma sei d'accordo? Ma dopo tre ore. Le gambe due? Ma le stai buttando giù dal letto? Ma tu avevi la fascia? Ma pure di notte. Basta, ragazzi, mi dà fastidio. Caspita, pure mi si lamentava che faceva molto caldo quella notte. Perché Antonio suda. Ah, ecco. Allora non è che va a tornare a usare.
tutto qui. Va bene, questo è un pochino quello che, insomma, è successo tra di voi. A questo proposito, Emi, io volevo parlare proprio con te. Da diversi giorni, sì. Marco, tuo marito, sta un pochino insistendo nel volerti sentire, nel voler parlare con te, perché comunque, ragazzi, come ben sapete, avendo voi firmato una liberatoria, le vostre immagini stanno comunque circolando sia sul web che sui vari settimanali in edicola. Ha visto, insomma, che c'era questo avvicinamento con Antonio e ci teneva tanto a parlarti. Ora, se tu vuoi, alzando la cornetta del telefono, Marco è lì che ti aspetta. Altrimenti puoi anche decidere di non parlare con lui. Pronto? Pronto? Amò! Sei in diretta, perciò... Sì, lo so che sei in diretta, ma non è che mi importa molto, ti dico, perché non va per niente bene come stanno andando un po' le cose. Mi sembra di aver visto da delle foto che ci sono in internet e da delle voci che ho sentito, quindi io sto malissimo, ho perso 9 kg, ti dico solo questo, non dormo più. E credo che sia meglio se tu domani mattina, se vuoi dimostrare quando ci sei il nostro rapporto, io ti aspetto fuori alle 9 di domani mattina. Credo che ci siano altre alternative. Io un giorno in più così non ci sto. Hai ragione, credo anch'io che sia la cosa migliore da fare. Sì, perché credimi, non sono mai stato così male. Probabilmente nel male c'è un bene perché ho scoperto tante cose. Va bene, amore, ci vediamo domani allora. Io domani mattina alle 9 sono lì, ok? Ok, ciao amore. Ti amo, un bacio. Ok, ciao. Ti amo, ciao. Grazie ragazzi. Ciao. Ciao. A presto. Beh, tanto se non era oggi, era domani. Era domani, poi doveva succedere. Questo è, cioè, si è fatto per questo. Non si può nascondere nulla. Io per quello molte volte non voglio dire troppe parole che poi tanto sono inutili, perché tanto le cose ci sono. Fingere e basta. Capito? Silenzio, certo. Quello che l'ho sempre detto a lei. Condivido non questa cosa. Non io. Dire cazzate, perché la gente sa. Tu che poi tra di noi uno si gira e dice va, sei una stronza, sei questo, sei qua, sono cazzi tuoi. Ma il problema è la tua immagine che tu hai fuori. Non è che tu sei venuta qui per tradire tuo marito. No. È capitato, è stata invadita. L'infatuazione, cazzo ne so. Comunque è successo, basta. È una cosa naturale che può succedere a tutti. Voglia, successo voglia. All'epoca, può succedere a qualsiasi altra persona. Però è inutile che stiamo lì a dire cazzate, che poi tanto si vedrà una roba diversa. Anch'io penso che comunque il silenzio poi è quello che... Io non mi sento, non devo dire cose non vere, non mi sento di difendere nessuno, ognuno è... È stato anzi, più che... E quello che posso dire è questo, fai ciò che ti rende felice, basta. Ma io non mi aspettavo che il marito dicesse, esci fuori, aspettavo un'altra reazione. Lo dice esci fuori e ci spezzi il coscia su. No, non credo. Vabbè, lui no. E quindi secondo me la soluzione migliore. Perché lui la vuole fuori. Lei già me ne parla da giorni. Che cosa? Forse voleva uscire, forse la fraga. Ma è sempre il marito. È sempre il marito. Io penso di salvare più la loro storia che non per te, Antonio. Che appunto. Però io sono sempre dell'idea che se tu hai due opzioni e la prima e valuti la seconda, vuol dire che la prima non va bene.
vuole farti andare via. Dove cammina? Vado via. Dai. Carina. Spettatori, ci siamo lasciati con la terrificante prova del serpente vinta dall'invincibile squadra dell'Aquila. Oh, amore! E per questo motivo la squadra dello scoiattolo, essendo stata sconfitta, è stata sottoposta alle nomination per essere mandati insomma in sfida finale. E gli avversari hanno deciso per Antonio Di Martino e Malimun. Chi dovrà abbandonare la fazenda? Scopriamolo insieme. Amici, siamo arrivati al momento della seconda prova che vede come sfidanti Mali e Antonio Di Martino. Ora, chi comincerà per primo questa prova lo deciderà Massimo e successivamente spiegherò loro in che cosa consiste. Massimo. Ciao amici. Ciao. Allora, Antonio. Così? Sì, subito. Okay. Così si toglie la paura veloce. Va bene, allora Antonio tu sarai il primo a cominciare. Vi spiego naturalmente ad entrambi in che cosa consiste. Troverete nella fossa 6 serpenti che dovrete uno ad uno riporre con cautela, quindi non sono ammessi né lanci né gesti, insomma, di forza. Dovrete riporli in questo grande contenitore. Vi ripeto, uno alla volta. È vietato prenderli contemporaneamente. È tutto chiaro? Sì.
In bocca al lupo. Vai Antonio. Io ti vedo, lo so che non mi vedi. Esci dal ristorante, vieni fuori, vieni. Eccoti, vieni avanti. Ok, la vedi quella sedia? Sì. Siediti. E se non sbaglio, davanti a te c'è uno schermo, giusto? Sì, meno male, era ora. C'è Maria. Ciao Fiore. Ciao Fiore. Sei emozionato? Ma un po', ma non.
Allora, Michael, c'è una sorpresa per te. Veramente? Veramente. Guarda lo Oddio, schermo. Oddio, qualcuno mi pensa! Fratellino, in questo momento avrei tantissime cose da dirti. L'unica cosa che ti posso dire è di stare tranquillo, che qui le cose vanno tutte bene, ti vogliamo un bene nell'anima e ci manchi tantissimo. Che non la può mangiare. Ciao zio, sì, qui tutto bene. Guarda cosa sto facendo. Guarda cosa sto facendo, sto mangiando a casa tua. Sto facendo merenda. Stiamo facendo la merenda. Tutti insieme, qui c'è Berti. Ciao Ludo. Qui c'è la Ludo, fai ciao lo zio. Addio. Ciao. Bene? Stai bene, Didi? Sì. Qui c'è il bambolotto. Qui c'è la Berti, ovviamente. Cerca di vincere, mi raccomando. Ma quanto sono belli i tuoi nipoti, Michael! Mi ero promessa di non commuovermi, ma non ce l'ho fatta. Ah, io non ho pianto. Michael, tu e tua sorella siete identici. La vostra somiglianza è impressionante. Mi stai dando della cessa? Ah, no, cioè, come? Vero? Ma sì, sì, ci assomigliamo molto. Però siamo completamente diversi caratterialmente. La sorpresa non è finita qui. Guarda ancora un altro po' lo schermo. Ciao, cucciolo mio. Pensavi mi fossi dimenticata, eh? Allora, non sono abituata a stare tanto a lungo senza di te, quindi inizio col dirti che mi manchi davvero troppo e che ho ricevuto milioni di messaggi per sapere che fine avessi fatto, dato che sei sparito da un giorno all'altro. Torna ancora più carico e più bello di quanto tu sia già. Perché Maki, sei un'anima rara e devi ricordarlo sempre. Per molti sei una ventata di leggerezza, quello sempre divertente che fa ridere tutti. In realtà chi ti conosce davvero sa che sei anche tanto altro. E chi ti è sempre vicino sa quante dure prove affronti ogni giorno nella tua vita. E quanto tu sia forte e speciale nell'affrontarle. Nonostante tutte le difficoltà di una società che a volte non aiuta per niente. Per questo motivo io ti amo così tanto che tu neanche immagini, perché so quello che sei. Questa notte è nostra, corri forte angelo mio, come fosse l'ultimo momento. Michael? Se ti dicessi che c'è una terza sorpresa per te questa sera? Vabbè, non ci credo, non è che... capito? Amore? Amo? Giusta causa. Cosa? Vi interrompo per una giusta causa. Sì, andiamo dentro. Andiamo dentro. Andiamo, amore, ti devo far vedere la fase. Ti faccio conoscere Rocco. È colpa tua. Vabbè, possiamo entrare? No, Michael. Come no? C'è ancora un'altra sorpresa. Oh, ma allora per la mia giornata portatemi un bicchiere di vino, ragazzi. Michael, ascoltami bene. La produzione sì.
ti concede di lasciare la fazenda per questa notte insieme a Veronica. Andrete a dormire insieme in una bellissima suite di un albergo. Vai a preparare la valigia. Ma non possiamo entrare? Ragazzi, vi presento Veronica. Buonasera. Ciao. Salve. Ciao. Ciao ragazzi. Sono tutti loro. Sì. Ciao. Ciao. Piacere. Ciao. Ciao Veronica, piacere. Ciao. 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 Ciao, piacere. Ciao, piacere. Cristina. Piacere, piacere. C'è, la c'è Massimo. E io. Leonard. Ben grazie. Buonasera. Piacere. Vado in una piacere. Ti vuoi muovere? Vai a preparare la valigia. Corri, andate. Ciao ragazzi, a domani. Ma posso tornare dopo per salutare loro? Ma sì che puoi, però vai a preparare la valigia. Dai, corri. Ciao, ciao belli. Purtroppo per Michael, dopo la sorpresa fattagli dalla sua amica del cuore Veronica, subentrano per lui le prime incomprensioni, nel caso specifico con Lucia. Buon pomeriggio ai nostri amici che ci stanno guardando da casa e buon pomeriggio ai nostri fazzinieri. Ciao Giussi. Ciao ragazzi, avevo una comunicazione importante per voi. In seguito alla discussione di ieri tra Michael e Lucia, di cui tra poco ragazzi vorrei parlarne con voi perché comunque non c'è stato ancora modo, la produzione ha preso immediatamente provvedimenti nei vostri confronti con una punizione, come ben sapete, che forse non avete preso seriamente, probabilmente perché non avete capito bene il significato. Essendo in un programma televisivo, abbiamo e avete il compito e la responsabilità di lanciare un certo tipo di messaggio per chi ci guarda da casa. Siamo in un reality, un programma sicuramente piacevole da guardare, sicuramente leggero, ma non per questo le regole non si devono rispettare, ragazzi. La notte non l'avete passata insieme, nonostante Lucia, Michael e Massimo ti abbiano invitata più volte ad andare in stanza con loro. Questa mattina invece vi abbiamo visti un po' più vicini, no? Se non sbaglio. Sì, sempre. Sempre vicini sono stati. Sempre, questa a partire mattina. Dalla mucca con il vitellino, tutto il giorno, a pranzo. So che ovviamente sollecitato da me. Mamma mia. È la verità. Sì, devo ma non dire c'è la bisogno verità. Di. No, ma tu sembra che. Dire. Sembra che vuoi sempre dire sono sempre io quello no, che ti fa. No, per le regole. Sì, ma io e Michael ci siamo chiesti già scusa umanamente tutti e ma due. Ma qua c'è un. E abbiamo la scusa già chiarito. Abbiamo già delle regole da rispettare. Punto. Sì, le abbiamo rispettate. Scusa, non stanotte ci vuole niente. Non è successo che sono stata male, stavo nel letto, ho le mie cose. Ok, se mi devono punire mi punisce la produzione, non perché lo dici tu. No, dico io, sono le regole che dico io. E io le rispetto le regole, non posto. Ti preoccupare. A posto. Comunque. So che questa mattina avete anche rilasciato un'intervista su Radio Studio 54 Network in cui comunque avete espresso insomma che vi eravate in un certo qual modo chiariti. Sì. Se non sbaglio. Io, così ho detto. Sì, io, infatti non l'ho detto. Io non ho chiarito con Lucia e non abbiamo neanche avuto il modo e né secondo me il coraggio di affrontare un discorso del genere. Abbiamo passato una mattinata, devo essere sincero, piacevole perché quando Lucia non ha lo sprazzo di quello sprazzo di essere un po' sopra le righe, è una persona veramente carina e piacevole anche da vivere e stamattina è stato così. Infatti però quando scopo, ha questi diventa proprio un'altra persona, scopo, diventa lo veramente scopo che insopportabile. Io ho notato fin da subito, a prescindere dagli altri che comunque i lavori li fate sempre, è che eravate molto uniti e è cambiato nettamente da un odio certo. A un rispetto reciproco, non diciamo amore perché va bene, però ma guardando a un rispetto reciproco, guardando e questo le registrazioni di ieri è l'importanza della punizione, non chiamiamo della punizione di questa anche chiamiamola punizione goliardica e simpatica per far vedere che molte volte con uno scherzo o con un gioco si possono risolvere milioni di problemi che molte volte portano a una cosa che si chiama anche guerra. Certo, difatti lo scopo era proprio questo. Comunque, ciò non toglie Lucia che
non hai rispettato quello che insomma ti era stato detto di fare, prendendo probabilmente sotto gamba l'avvenuto. La produzione, nonostante tutto, non ti squalifica. Se tu meriti di continuare o meno questa avventura, sarà il gruppo a deciderlo. Quindi, ragazzi, sono aperte le nomination. Ma di tutti? Di tutti, di tutto il gruppo. Adesso? Questo è quanto. Tra poco. Through the windows of my mind, I catch the breeze. Il primo concorrente a fare la sua nomination sarà il nostro leader, Massimo. È meglio che va a casa. Va bene. Ok? Ok, grazie. Ciao. Massimo. Allora, Angelica, quindi secondo te? Per me deve andare via. Che situazione. Allora, io, come dico, ho detto prima, penso che Lucia sia... Sì, voglio che vada via. Secondo me devi andare a casa. Va bene, allora siamo qui per comunicare alla nostra Lucia che cosa hanno deciso i concorrenti. E Lucia, ti comunico che quasi all'unanimità hanno votato per farti abbandonare questa avventura. Quindi sei ufficialmente fuori dal gioco. Mi dispiace, Lucia. Ok. Se volete potete comunque naturalmente salutarla. Ciao Lucia. Ciao. Non voglio neanche il saluto. No, voglio vedere direttamente.